Della sindaco Andrea Marzi. Il presidente di radunanza, tenuto presente il discorso dell'articolo 71,6 del decreto legge 18 agosto 2012, in base al quale è proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che ha ottenuto il maggior numero dei voti, accetta che il candidato Andrea Marzi ha riportato fra tutti i candidati alla carica di sindaco il maggior numero di voti, cioè 1296. Quindi il Presidente alle ore 12 del giorno 20 dicembre 2011 proclama eletta alla carica di sindaco del Comune di Casamarciano l'avvocato Andrea Manzi. Accettati il presidente della radunanza alle ore 12 del giorno 20 dicembre 2012, tenendo presente il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, considerando che il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza deve essere attribuito al candidato della carica di sindaco della lista medesima, quindi in base alla graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale di Casamarciano, lista per il proclama eletti consigliere del comune di Casamarciano, salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale, i termini. Allora, per la lista numero 1, avendo il contrassegno Casamarciano libera e giusta,
Allora, Cavaccini Giovanni. Francesco Buoni. Clemente Coppola. Lucio Caccarà. Raffaele Restano. Gabriella Di Stefano. Rosa De Rosa. Arcangelo Piscitelli. Per la lista numero 2, avendo il contrassegno Casamarciano Sviluppo e Progresso, alla quale spettano numero 5 seggi, viene eletto il candidato sindaco Ferdinando Primiano, nonché i signori consiglieri Salvatore Caporato, Carmela Russo, Clemente Napolitano e Salvatore Monteforte. A tutti buon lavoro. Io dico ai tanti, il primo ai tanti presentatori dell'altra lista, non va prima di una volta che c'è un avvocato al presidente. Bravo! Io l'ho detto anche prima, nella immediatezza del risultato elettorale, oggi si deve veramente ripartire, nel senso che Carmine è una persona. No, volevo dire solo questo, ho detto poc'anzi a Carmine che mi fa piacere fare una fotografia con lui, perché al di là della grande professionalità che lui ha sempre dimostrato anche la volta scorsa, e la grande dignità e professionalità, perché lui svolge il ruolo delicato che ha sempre svolto. Lui è anche il presentatore della lista avversaria, ma ciò non l'ha mai fatto trasparire. In maniera sempre equidistante si è comportato con estrema professionalità. Però è il momento di suggellare anche un'altra cosa. Questo paese non ha voglia più di divisioni, di agrimoni. Poi siamo anche in un momento particolare, siamo sotto Natale. Quindi dopo questa proclamazione lui farà una fotografia con me, non essendoci il candidato avversario dell'altra lista, facciamo in modo che questo paese possa ripartire un po' tutti uniti sulle cose del paese, perché il paese non ha più bisogno di questo tipo di atteggiamento. La comunità l'ha dimostrato che alla fine non vuole questo tipo di contrapposizione, quindi questo è il momento di ripartire tutti quanti insieme. Uniamo il paese. Allora mi dovete far ringraziare innanzitutto tutta la comunità di Casamarciano, quelli che ci hanno votato e quelli che non ci hanno votato, perché hanno dimostrato con assoluta serenità che abbiamo affrontato questa piccola competizione. Non ci voleva, c'è stata, però l'abbiamo affrontata con serenità, con un confronto anche serrato, però molto molto civile,
non è successo niente, questo mi fa piacere e voglio quindi ringraziare le forze dell'ordine fondamentalmente, i vigili, hanno svolto con sempre il loro lavoro, il presidente della seconda sezione di Verona Nave, poi fatemelo dire perché con orgoglio che lo devo dire, fatemi ringraziare la mia squadra, Gianluca.
Buongiorno, ciao. Questa stanza è una stanza del popolo. Questa è una stanza del popolo. Ci sono mancando tutti quanti noi perché grazie a voi. Quindi questa è una cosa che noi non dimenticheremo mai, perché siamo insieme a voi e siamo figli di questo popolo. Cioè non apparteniamo a nessuna radical chic di nessun tipo. Per cui io vi dico, vi prometto, che sempre di più con le nostre azioni faremo quelle che per voi è meglio. Poi potremmo anche sbagliare, potremmo anche sbagliare, perché sbagliando voi ci correggerete, ci farete capire dove è e come fare meglio, però una cosa solo dovete essere sicuri, che noi faremo solo ciò che è meglio per il popolo, per la comunità. Nulla che riguarderà i nostri interessi personali, né professionali e né personali. Questa è una svolta per Casa Marciana. Qua veramente si riscrive la storia, c'è una pagina nuova, e non perché ha fatto Andrea Mazza. Andrea Mazza è semplicemente la sintesi di una collettività completa, di più giovani e di meno giovani. E vi dico anche un'altra cosa, le promesse si mantengono e si devono mantenere, perché la persona seria si vede dalle promesse fatte. Noi, io, Giovanni e qualcun altro, Raffaele e via dicendo, saremo quelli dell'ascolto e del consiglio. Noi vi lasceremo la palla, come si dice, e la dovete gestire voi, quindi datevi da fare se ci credete, perché la politica è un banco di formazione, di una formazione professionale e personale. Io lo dico principalmente ai giovani e io non mi stancherò mai di dirlo. Queste sono la vera realtà di Casa Marciana. Casa Marciana ha bisogno di voi. L'impegno politico che ci avete messo fino adesso è stato premiato, perché avete lavorato bene. La gente non vota chi non lavora bene, la gente vota chi vede l'impegno, il disinteresse e la voglia di farlo. E voi giovani, lo dico proprio a voi giovani, Francesco, Carmela, Rosa, Piscitelli, per me il Piscitelli lo chiamiamo sempre Piscitelli, ma è angelo, quasi sempre per cognome, quasi sempre per cognome. Questo è il momento di dimostrare ancora di più che ci tenete, perché avete una responsabilità doppia, perché avete vinto un'altra volta voi, la Giovindì, avete vinto voi.
dicendo questo voleva. Voleva voi, non me, Giovanna Company, ma voleva voi e avete maggiore responsabilità. Quindi il disinteresse rispetto alla cosa pubblica è nulla di peggio, perché si è comunità nello stare tutti quanti insieme. È l'unità che fa la forza. Non si deve dire io penso ai fatti miei e non passa la capellata. Tanto si è più forte quando si è uniti e tanto si è comunità quando ognuno di voi farà bene la sua parte. E quindi a voi giovani il compito più ingrato. Sarete vilipesi, sarete, sarete, dite che non siete buoni, che non siete capaci, che avete messo in capo, che avete montato la casa. Voi non dovete curare nessuno. Avete la vostra strada, la vostra cosa, è disinteresse. E non vi dovete montare la testa. Non vi dovete montare la testa. Vi dovete ricordare dove venite. Ma questo è un bagno, un banco di prova. Umiltà e forza. Bravo, forza! Hai detto tutto, tutto tu. Noi abbiamo investito nei giovani, i giovani devono finalmente pigliare, sentirsi responsabili, pigliare coscienza che loro sono il futuro di Casa Marciana, dell'amministrazione, con il loro entusiasmo. E particolarmente, diceva Andrea, disinteresse, intendeva un disinteresse legato alla non applicazione al ruolo che uno fa, ma noi invece siamo, voi invece siete forti perché siete proprio dei consiglieri comunali disinteressati che si sono messi alla prova. Ci siamo messi alla prova perché non abbiamo interesse se non quello di far bene per Casa Marciana. Buon Natale, vediamo se ancora c'è così più sulla vita. Thank you.